Buonasera a tutti, carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regina della Pace, dell'Associazione Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Questa sera riprendiamo la lettura e il commento di questo bel testo di Maria Simma, Fateci uscire da qui. Quindi parleremo ancora una volta delle anime del Purgatorio, ma il tema di questa sera è un tema che voi conoscete perché io lo tratto abbastanza spesso, cioè l'inferno e Satana. Perché trattare questo tema? Perché purtroppo oggi sono pochissimi i sacerdoti, non parliamo poi dei pastori, che trattano questo tema. Pochissimi, non so perché, o hanno paura di essere tacciati di ritornare al Medioevo, o proprio non conoscono questo tema, perché purtroppo nella formazione del seminario in teologia si parla pochissimo di Satana e dell'inferno, o proprio perché magari hanno paura direttamente loro, tant'è che ricordo l'espressione di un mio confratello quando gli parlai di alcune cose, mi ha detto no, non mi dire niente perché ho paura. Quindi diciamo, la situazione riguardo a questo tema dell'inferno di Satana è la seguente, cioè se ne parla pochissimo. Fino a un paio di anni fa avevamo il grande padre Gabriele Amort che ne parlava spesso, anche a Radio Maria, ha scritto diversi libri. Ecco, adesso non c'è più lui e quindi non ci sono voci dello stesso calibro di autorevolezza che ne parlano. Allora io ne parlo, anche se qualcuno mi dice che ne parlo troppo spesso, però cerco di colmare una carenza che oggi purtroppo c'è nella Chiesa Cattolica. D'altronde è una carenza non di secondo piano, ma è fondamentale, perché il diavolo, come dice la Madonna, specialmente a Medjugorje in questo tempo, è forte. Ed essendo forte purtroppo riesce a sedurre le anime, a tentare. E la grande astuzia, la più grande astuzia di Satana è quella di far credere di non esistere. E quindi facendo credere di non esistere, chiaramente lui può agire indisturbato e tutto quello che lui fa si dà la colpa ad altre cause che purtroppo, anche se individuate, non riescono però a dare la soluzione ai problemi dell'uomo. O si fa una diagnosi seria, profonda, spirituale, e anche di fede della realtà che noi stiamo vivendo, dove la presenza di Satana è una presenza pervasiva di tutta la società e di tutta la Chiesa, perché tutte le anime sperimentano la tentazione, la seduzione del maligno, e alcune anime poi sperimentano la vessazione, la possessione, l'ossessione diabolica. Sono le cosiddette, diciamo, azioni straordinarie di Satana. Ma l'azione ordinaria di Satana la subiamo tutti. E poiché io mi occupo di queste tematiche da circa 30 anni, più di 30 anni, chiaramente ne parlo con cognizione di causa. Qualcuno mi ha detto che non basta leggere libri, e infatti io non leggo soltanto libri, ma tutti coloro che pregano prima o poi sperimentano qualcosa di spirituale e si scontrano un po' con questa presenza. In modo particolare vi ho detto di alcune mie lotte a tu per tu con il maligno in alcune persone che mi sono capitate possedute, ad esempio a Medjugorje. Non ho mai fatto esorcismi, ecco, sgombriamo subito il campo da questo, perché altrimenti mi accusano anche di questo, magari di voler fare da esorcista. Non sono esorcista, non faccio esorcismi, ma faccio preghiere di liberazione private. Fino a poco tempo fa, fino a quando ho avuto la possibilità, le facevo anche pubbliche, però questo è normato, regolato dalla Chiesa. La Chiesa può fare, decidere quello che crede, chiaramente, no? Però tutti i cristiani, tutti i sacerdoti sono chiamati a pregare per la liberazione e per la guarigione dei fedeli. E con questo saluto tutti voi che siete qui in diretta. Siamo già più di 270. Allora saluto Pasqualina Boccia, Paola De Luna, Grazia Antonelli, Teresa Levai, Mena Repice, Mirella Orlando, Anna Chiapparino, Marianna Pabiliuk, Giuseppe Canino, Teresa D'Amore, Giovanna Chiapparino, Carmela Costanzo, Angela Della Versana, Rosanna Napolitano,
Corinda Porzio, Adelaide Felix, Rita Gramazio, Alessandra Lavattiata, Rita Scarpa, Nina Baggetta, Mimma Castiglia, Maria Luzzi, Felice Barone, Giuseppe Canino, Nico Abbate, Teresa Cappelletti, Alfredo Vita Ciccia, Silvana Marsiglia, Mary Giuliano, Anna Telegrafo, Rosita Lombardi, Carmela Presutto, Concetta Liguori, Simona D'Ascenzi, Antonella Zapparà, Chiara Ferrarini, Carmine Cristiano, Maria Bertero, Giovanni Barone, Elisabeth Beatrix Palacios, Giovanni Tiziana Magno, Luciana Iati, Guarnieri Veronique, Anna Maria De Conteris, Nunzia Placentino, Adelaide Felix, Daniela Montalbano, Saulle Rosa, Patrizia Samo, Maria Scotto, Rosa Lonobile, Alessia Gianfelice, Anna Rita Della Rosa, Angela Ialongo, Maria Paola Berardocco, Girolama Migliaccio, Pablo Orlando Morales, Anna Maria Aurora e tutti voi. Purtroppo, poiché tanti di voi mettono molti commenti, mi impedite di poter salutare anche gli altri amici. Come vi ho detto tante volte, mettete un commento, massimo due, ma poi non continuate, almeno fino a quando faccio i saluti, perché altrimenti mi impedite di salutare gli altri amici. Ecco, vi chiedo veramente questo, di mettere pochi commenti. Dopo che vi ho salutato, non mettete più nessun commento, così ho la possibilità di salutare gli altri. Non rispondete neanche al mio saluto, perché vi ho già salutato gentilmente. Bene, allora andiamo a leggere questo capitolo, il capitolo 21, l'inferno e Satana. Ecco, vediamo l'angolazione da cui viene trattato questo tema da Maria Simma, cioè l'angolazione attraverso l'esperienza delle anime del purgatorio. Vediamo cosa ci dice. Domanda. Maria, perché esiste Satana? Risposta. Dio volle mettere alla prova i suoi angeli e quando lo fece, alcuni di loro, guidati da Lucifero, un altro degli appellativi di Satana, gli dissero con superbia di no. Lucifero era il più bello e il più intelligente di tutti gli angeli, ma voleva fare le cose di testa sua e non secondo la volontà di Dio. Ecco, diciamo subito che gli esorcisti, anche Padre Amort, non sono sicuri che Satana e Lucifero siano la stessa persona. Tant'è che in alcuni esorcismi il maligno si presenta con tutti e due i nomi come se fossero due persone diverse. Quindi potrebbe essere che sia una sola persona, cioè Satana e Lucifero è l'unico principe delle tenebre che governa tutto l'inferno. Oppure sono due persone diverse, Satana è il capo, Lucifero è uno dei primi principi malvagi. Quindi questo non è sicuro se si identificano le due cose, ma lei forse potrebbe anche sciogliere questo dubbio se ha avuto delle rivelazioni particolari. Esiste davvero ciò che la vecchia generazione chiama inferno? Risposta, sì, esiste davvero. Tant'è che abbiamo visto ieri nei messaggi della Madonna a Fatima come la Madonna porta i tre pastorelli a vedere l'inferno. Vedono questo mare immenso di fuoco, dove ci sono queste anime e questi demoni, che sprigionano da se stessi delle fiamme e che vengono portate dalle stesse fiamme dell'inferno come se fossero delle scintille portate dalle fiamme del fuoco, e senza nessun orientamento, sbattute di qua e di là. Una visione terribile, terrificante, poiché i demoni avevano delle forme spaventose, mostruose, animalesche, di animali sconosciuti. I bambini rimangono terrorizzati. Se non avessero avuto la certezza che poi sarebbero andati in paradiso, così come ha assicurato loro la Madonna, sicuramente sarebbero rimasti traumatizzati e forse sarebbero morti dalla paura. Quali sono gli atteggiamenti del cuore che possono farci perdere irrimediabilmente l'anima? Questo è importante.
il rifiuto ostinato, arrogante ed orgoglioso di accogliere le grazie e l'amore donatici e di mantenere questo atteggiamento fino all'ultimo istante. E per amore intendo non solo l'amore di Dio, ma anche l'amore per il fratello. Dunque, il rifiuto ostinato, arrogante e orgoglioso di accogliere le grazie e l'amore che Dio ci dà, e anche rifiutare l'amore verso i fratelli. Dunque, questo atteggiamento arrogante, questo rifiuto orgoglioso, ecco che indurisce l'anima a tal punto da farle perdere il paradiso e da meritarle l'inferno. Quali sono le conseguenze per coloro che praticano una qualsiasi forma di occultismo? Quanto severa è la pena che li aspetta dopo la morte? Risposta: anche qui dipende. Quando si ha a che fare con queste attività, c'è una notevole differenza tra il sapere che tutto proviene da Satana e tra l'operare per ingenuità, ignoranza o immaturità. Se la persona opera consapevolmente e volutamente, allora le conseguenze saranno tremende. Lo saranno molto di meno se lo fa solo per ignoranza. In entrambi i casi l'attività deve essere confessata subito ed in quella sede chiamata con il suo nome. Quanto più grande sarà stato il coinvolgimento, tanto più esperto dovrà essere il sacerdote a cui la persona intende rivolgersi. Temo che molti sacerdoti non abbiano oggi una sufficiente preparazione per affrontare questioni del genere. Aveva proprio ragione. Alcuni di loro sono perfino caduti nella trappola dell'occultismo. Le conseguenze per questi sacerdoti sono inenarrabili, perché la responsabilità che essi hanno dinanzi a Dio è molto più grande di quella di un laico. Ecco, dunque, se la persona opera l'occultismo volutamente, conoscendo bene quello che sta facendo e dunque sapendo che entra in contatto con Satana, questa persona avrà grandi responsabilità davanti a Dio, ma a parte questo avrà un coinvolgimento con Satana molto profondo e sarà molto difficile liberarsi. Servirà un sacerdote esperto per riuscire a liberarla. Al contrario, se la persona ci va in modo inconsapevole, come tante volte anche da me vengono persone a raccontarmi che magari quando erano bambini i genitori o i nonni li hanno portati dal mago, dalla maga, dalla fattucchiera e così via, senza sapere, il loro coinvolgimento è molto minore e quindi il peccato è anche meno grave e il legame che si contrae con Satana è anche meno profondo. Però alcune volte, se questa pratica è durata molto tempo, anche queste persone per liberarsi avranno bisogno di qualche bravo sacerdote e di tempo, perché più mette radice nella vita della persona il maligno, più è difficile sradicarlo, proprio come un albero che mette le radici in profondità e per riuscire a tirarlo fuori dalla terra è molto più difficile. Satana l'ha mai tratta in inganno camuffandosi da anima del purgatorio? Dice l'intervistatore. Risponde Maria Simma: sì, mi è successo. Il mio sacerdote mi diceva sempre: accetta ogni anima, anche se per essa dovrai soffrire molto. Il Signore te ne darà sempre la forza. Non respingere mai nessun'anima. Ma un giorno si presentò un'anima che mi consigliò di non accettare quella successiva. Allora domandai: perché no? Rispose: ha bisogno di sofferenze così grandi che non potrai mai sostenerle. Ma allora perché il Signore le permette di venire da me? Ribadì. Allora disse con molta gravità: Dio vorrà provare se tu gli sei obbediente o meno. Questa risposta mi mandò in confusione e mi disturbò. E quando questo succede, invocò sempre lo Spirito Santo. Nel momento in cui lo pregai, compresi che poteva trattarsi del maligno. Presi dell'acqua benedetta, la buttai ed ordinai: se tu sei Satana, ti ordino, in nome di Gesù Cristo nostro Signore, di andartene. Ed egli sparì. Ecco, come vedete, il maligno prende anche le sembianze di un'anima del purgatorio, così come, ad esempio, a Miriana, Satana è apparso sotto la forma di un bel giovane. E quando lei si accorse che era il maligno, rimase traumatizzata da questa presenza e domandò alla Madonna: perché hai permesso che il demonio venisse da me? E la Madonna le rispose: perché
ho voluto che tu ti rendessi conto che il Satana non si presenta sempre con le forme del male, ma tante volte si nasconde sotto la forma del bene. Ecco, diciamo, il significato della risposta della Madonna era questa. Allora dobbiamo fare attenzione, perché non soltanto in modo straordinario il maligno si manifesta alcune volte sotto la forma del bene, cioè, come dice la scrittura, sotto forma di angelo di luce, ma anche nella vita quotidiana, nella vita ordinaria. Il maligno solitamente ci tenta facendo passare il male come se fosse del bene. Ecco, non ci fa mai passare il male come male, quindi cioè non ci tenta direttamente al male per il male, ma lui ci fa credere che quando facciamo qualcosa di male è una cosa buona. Allora bisogna essere molto prudenti. Ecco, come dice Maria Simma, ha chiesto il dono dello Spirito Santo per avere il discernimento su chi era quella presenza e si rese conto che era il diavolo. Ecco, anche noi dobbiamo chiedere al Signore la luce e la grazia dello Spirito Santo per renderci conto se le decisioni che noi prendiamo quotidianamente, se le proposte che ci vengono dalle persone o che la vita ci presenta vengono da Dio o vengono da Satana. Molte persone, ad esempio, scelgono l'adulterio come se fosse una cosa buona e Satana li inganna. Perché? Perché dice: mio marito mi fa soffrire, non mi ama più, non mi dà affetto. Allora ecco, si presenta una persona che sembra buona, che dà affetto, che consola, e si cade nel peccato di adulterio. E se si rimane induriti nel peccato di adulterio fino alla fine della propria vita, purtroppo si va all'inferno. Ecco, bisogna fare molta attenzione e discernere con chiarezza il bene e il male, la tentazione e la proposta che invece viene da Dio. Questo lo possiamo fare soltanto con la grazia e con la luce dello Spirito Santo. Continua l'intervistatore. Lei è apparso altre volte sotto sembianze diverse? Risposta di Maria Simma. Sì, abbastanza spesso e sempre per confondere le cose. Una volta si presentò sotto le sembianze di un sacerdote, un'altra volta sotto quelle della madre superiore del convento di Al. In entrambe le occasioni cerco di farmi ritrattare il mio voto alla Madonna. Quindi si presenta sotto le sembianze di un sacerdote e sotto le sembianze di una madre di una comunità religiosa. Molto dura fu per me la settimana santa del 1954, dice Maria Simma. Per tutta quella settimana Satana mi aveva quasi convinto che mi trovavo all'inferno, con tutte quelle fiamme ed esplosioni nella mia stanza. Quindi nella sua stanza Maria Simma aveva fiamme ed esplosioni. Poi per un giorno intero, nel dicembre dello stesso anno, sentì dei dolori come da ustioni ed una forma di paura terribile dell'inferno, di terrore solitario, ma non notai alcuna anima accanto a me. Poi tutto scomparve in un baleno. Come vedete, le anime mistiche vengono tentate in modo straordinario dal maligno. Poi Maria Simma, pensate, viveva in uno chalet tutta sola, quindi aveva a che fare veramente soltanto con le anime del purgatorio e poi con questa presenza terribile del maligno. E questa forza da chi viene? Viene dalla grazia di Dio, dalla fede, viene dal vivere alla presenza di Dio. E quindi questa presenza fa sì che anche la solitudine non sia così dura. Come dicevamo, come ci insegnavano in seminario, bisogna fare della propria vita una solitudine abitata, cioè una solitudine dove c'è la presenza di Dio. In questo modo tutto diventa molto, molto più sopportabile. Io questo solitamente lo dico alle persone che rimangono vedove e che poverine e sono senza i figli perché sono sposati e magari sono lontani in un'altra città e quindi il marito è morto e loro sono da soli in casa. Ecco, dico, fate della vostra casa un monastero, fate della vostra casa una cella di clausura, ma non dove vivete sole, perché la solitudine diventa insopportabile. Una casa dove c'è la presenza di Dio, quindi una solitudine abitata, e questo modo di essere abitata e viene dalla preghiera.
Quindi se noi preghiamo sentiamo che la nostra solitudine non è così pesante perché c'è una presenza spirituale continua di Dio, specialmente quella di Gesù, di Maria, dell'angelo custode, dei nostri santi protettori e di tutte le altre realtà spirituali. Accadde anche questo nei giorni in cui si celebrava alle 9 del mattino una messa funebre. Nella nostra chiesa possiamo ricevere la Santa Comunione alle 7. Quella mattina entrai in chiesa alle 6:45 e vidi che ero sola. Improvvisamente arrivò di corsa il mio parroco e senza genuflettere venne da me e mi disse: oggi lei non può ricevere la Santa Comunione. Poi se ne andò via di corsa come era arrivato, senza genuflettere dinanzi al tabernacolo e sbattendo la porta. Non era da lui un simile atteggiamento e mi domandai cosa stesse succedendo. Alle 7:03 ricomparve di nuovo. Attraversò la chiesa con il suo solito passo, fece la sua genuflessione ed entrò in sacrestia. Allora mi guardai in giro per vedere se ci fosse qualcun altro. Il parroco non sarebbe andato in sacrestia per me, poiché non poteva fare la comunione, ma in chiesa, all'infuori di me, non c'era anima viva. Mi alzai e andai anch'io in sacrestia. Disse al mio parroco: padre, perché non posso ricevere la comunione oggi? Egli rispose: chi glielo ha detto? Ma lei, padre, solo 10 minuti fa, quando è entrato in chiesa la prima volta, dissi. E lui: certo che può ricevere la comunione oggi, ed io non sono mai entrato in chiesa prima d'ora. Non si allarmi, Satana ha solo cercato di tenderle uno dei suoi trabocchetti. Ecco, come vedete, si può persino travestire da sacerdote. D'altronde anche con Padre Pio faceva lo stesso, non soltanto da sacerdote, ma anche sotto le forme avvenenti di una donna per tentare, o anche di un uomo. Quindi il maligno può prendere qualunque forma perché è un essere puramente spirituale e quindi può prendere qualunque forma. Chiaramente però se prende la forma non può prendere la sostanza, ed ecco che lui entra in chiesa pur essendo vestito da sacerdote e imitando il sacerdote non si inginocchia davanti al Santissimo Sacramento, perché lui è orgoglioso e superbo e non si vuole inginocchiare davanti al Santissimo. E quindi chiaramente questo era già un segno che c'era qualcosa che non andava bene. Cos'altro potrebbe tentare di farle? Risposta: oh, tutto quello che gli riesce. Mi è successo di partire per una serie di conferenze con 39 di febbre ed ero sicura di non avere subito alcun contagio, ma non vi diedi alcun peso. Partii ugualmente e quando iniziai a testimoniare mi resi conto di non essermi mai sentita così bene. Fino a che punto è potente Satana e fino a che punto lo è la protezione nei suoi confronti? Ecco, prima di leggere questa risposta vorrei raccontarvi ancora una volta l'episodio che ebbi con Natuzza da Paravati. Andai una volta a trovare Natuzza, sono andato diverse volte diciamo nella mia vita a trovare Natuzza e lei mi assicurava sempre della sua preghiera, tant'è che mi ha detto persino di considerarla la madrina spirituale di quest'opera. E quindi noi abbiamo una grande madrina in cielo, poiché sappiamo che è già aperto il processo di beatificazione e, a Dio piacendo, in pochi anni dovremo vederla sugli altari, ecco, venerata come beata. Ecco, Natuzza quel giorno era un po' sofferente e io le dissi: Natuzza, il diavolo mi sta facendo i chiodi. E lei mi rispose, me lo disse in dialetto calabrese, io ve lo dico in italiano: a te figlio, guarda che cosa mi ha fatto a me. E mi ha mostrato l'alluce del piede destro e mi ha detto: è venuto il diavolo, mi ha preso l'alluce e mi ha detto: tu vuoi soffrire, adesso ti faccio soffrire io. E me l'ha storto e ce l'aveva tutto arrossato. E poi ancora aggiunto: c'è voluta la benedizione di un sacerdote affinché mi passasse un po' il dolore. Ecco, questa è l'esperienza che Natuzza aveva con il demonio, una delle tante. Un'altra esperienza, ricordo, questa però l'ho letta su un libro, che c'erano le persone che aspettavano fuori della stanza dove Natuzza riceveva le altre persone
E a un certo punto si udì un fetore nauseabondo di zolfo e la gente rimase un po' sconvolta e Natuzza disse: non vi preoccupate, è il diavolo. E rimasero terrorizzati per questa presenza. Ecco, dunque, nella vita dei mistici Satana si rende presente in modo straordinario, nella nostra vita invece si rende presente in modo ordinario, ma alcune volte è più rischioso ed è più grave questa presenza di Satana ordinaria che non quella straordinaria, perché quando tu vedi che è lui ti puoi difendere direttamente, lo puoi rifiutare. Al contrario, quando Satana si manifesta in modo ordinario e quindi fa passare il male come se fosse bene, quello è più pericoloso, perché magari ci fa cadere in peccati, e in peccati anche molto gravi se non mortali. Andiamo avanti con l'altra domanda. Fino a che punto è potente Satana e fino a che punto lo è la protezione nei suoi confronti, protezione che riceviamo dai nostri angeli custodi e che ci guadagniamo con il nostro buon agire? Risposta: queste sono forme di protezione molto potenti. Senza di esse Satana ha l'abilità di ucciderci tutti in un attimo. Ecco, se non avessimo l'angelo custode che ci protegge, noi potremmo essere uccisi tutti in un attimo dagli spiriti maligni. Le voglio raccontare l'incredibile storia di un santo sacerdote di un monastero non lontano da Blundenz. Era il più anziano ed anche il priore di questo monastero. Pregava talmente tanto e faceva così tanto bene da suscitare l'invidia ed anche la derisione dei confratelli più giovani e più superficiali. Una notte, due giovani religiosi, in procinto di ritirarsi nelle proprie celle, videro dal corridoio una luce accesa nel seminterrato. Insospettiti, poiché erano molto tardi, scesero a controllare. Quando aprirono la porta di quel locale, si presentò loro una scena raccapricciante. Il vecchio e caro padre era impiccato ad una maniglia, con le gambe stese come se fosse seduto, ma restando sollevato dal pavimento per una decina di centimetri. Chiamarono la polizia, che setacciò da cima a fondo il convento per settimane. Per la sua santità non era possibile pensare al suicidio. Furono interrogati naturalmente tutti gli altri sacerdoti, perché era cosa risaputa che ridevano della sua vita di grande vicinanza a Dio, di incessante preghiera e caritativa. Tuttavia, quelle indagini accurate non approdarono a nulla e la faccenda rimase un mistero per tutta la popolazione di quel territorio. Poi mi venne riportata la triste storia ed accettai di chiedergli la spiegazione ad un'anima del purgatorio. Ecco, vediamo un po' veramente questa risposta a questa vicenda, che anche a me sembra strana: un anziano santo sacerdote che viene trovato impiccato ad una maniglia. La risposta non tardò ad arrivare, perché molti stavano pregando per lui ed anche perché l'intero monastero era in stato di shock. Così diceva: la Madonna era apparsa a questo sacerdote e gli aveva chiesto se fosse disposto ad accettare l'abilità di Satana di uccidere. Se avesse accettato, avrebbe spiato per le molte anime che si erano vendute a lui. Ed egli aveva accettato. Con questa risposta andai al monastero, dove si erano radunati tutti, compresa la polizia, e di loro presenza, a voce alta, lessi il messaggio trasmessomi. Nel silenzio che ne seguì, si sentì il sospiro profondo di un sacerdote che si fece strada tra la folla. E con le lacrime agli occhi tirò fuori di tasca un foglietto. Spiegò che l'aveva preso dalla tasca del vecchio prete quella notte in cui lui e il compagno l'avevano trovato morto. L'aprì, mostrando all'assemblea che la scrittura era quella del morto, e poi lo lesse. Così diceva: mi è apparsa la Madonna e mi ha chiesto se fosse disposto ad accettare l'abilità di Satana di uccidermi, poiché se avessi accettato avrei espiato per le molte anime che si erano vendute a lui. Io ho accettato. Terribile. Ecco, un po' quasi, anche se una forma diversa, come quella ragazza tedesca
che morì posseduta, Emily Rose. Emily Rose era posseduta da 7 demoni, se non erro, o 6 o 7 demoni, tra i più potenti, tra cui Lucifero, Satana. E la Madonna chiede a questa ragazza: vuoi che ti liberi o vuoi con la tua morte condurre tante anime a credere alla presenza di Satana e a portare tanti giovani alla conversione? Ed Emily Rose accettò di morire con una possessione spaventosa, a causa della quale anche poi furono indagati per omicidio sia l'esorcista sia i genitori. Alla fine, per mancanza di prove, non so per quale altro motivo, furono scagionati, ma erano stati condannati all'inizio. Ecco, quindi Dio si può servire veramente di vie misteriose. È un po' la via del Calvario, quindi Dio Padre che manda il suo Figlio a morire per noi. Ecco, è un po' la stessa dinamica. Si chiama espiazione vicaria, cioè offrire i propri sacrifici e magari anche la propria morte in espiazione dei peccati di altri fratelli e sorelle e per la salvezza delle loro anime. E questo anziano sacerdote aveva accettato, e quindi corrispondeva la rivelazione fatta dall'anima al purgatorio a Maria Simma con il biglietto stesso che questo santo frate aveva scritto e posto nella sua tasca affinché si conoscesse quale fosse il motivo della sua morte. E sono misteri, no? Misteri della fede, misteri dello spirito, diciamo, dove la razionalità non riesce a capire granché. Ci vuole proprio una visione di fede. Quando è successo? E vuol dirmi come si chiamava quest'uomo straordinario? Risposta: certamente, accadde alla fine degli anni Ottanta e si chiamava padre Josef Calosans. Un uomo così buono e coraggioso non può che essere un potentissimo intercessore per noi. Sarà un santo del paradiso. Ecco, abbiamo raggiunto già le 300 presenze. Vi ricordo di condividere questa diretta anche sulle vostre pagine Facebook perché tanti vostri amici possano ascoltare queste catechesi che penso siano utili a capire il grande mistero che ci avvolge. Perché ricordate, non esiste soltanto il mondo materiale, quello visibile, ma esiste ancora di più ed è ancora più reale il mondo spirituale invisibile. Esiste il naturale, il preternaturale e il divino, l'ambito in cui operano i demoni e il preternaturale. E noi possiamo entrare in contatto con l'ambito preternaturale proprio perché abbiamo la componente spirituale che è l'anima. Ecco, quindi tutto l'occulto opera e agisce nell'ambito del preternaturale, che poi chiaramente influenza anche l'aspetto naturale, dove si possono anche realizzare delle conseguenze molto negative, come ad esempio far ammalare, far morire le persone attraverso appunto l'invocazione degli spiriti maligni. Oggi, che cosa attira le persone nella sfera dell'occultismo? Risposta: ebbene, c'è un mezzo piacevole ed inizialmente innocuo che indirizza le persone verso queste pratiche. La televisione oggi è responsabile di questo fenomeno in larga misura. Essa è diventata una sorta di altare al centro del 95% delle case in Occidente, dove i bambini sono incessantemente bombardati con tentazioni di denaro, materialismo, sesso, violenza e potere. Diciamo che ormai la televisione in gran parte è stata sostituita dal cellulare, perché il cellulare ormai è come avere il mondo in mano. E quindi chiaramente anche i bambini si sentono quasi onnipotenti tenendo un cellulare di ultima generazione in mano e possono trovare di tutto, dalle cose più belle alle cose più schifose. Solitamente purtroppo i ragazzi, i bambini sono tentati ad andare a vedere sempre le cose più quelle licenziose, quelle più brutte, le cose più sensuali, perché purtroppo molti di loro neanche pregano, neanche sono ben formati. E bombardati dalla mattina alla sera da messaggi negativi, chiaramente poi vanno in cerca degli stessi messaggi. E abbiamo la gioventù che abbiamo, che purtroppo non prega più, non va in chiesa, non si accosta ai sacramenti
e in gran parte vivi in stato di peccato grave, se non di peccato mortale. Ha un televisore? No, non ho un televisore e non mi sogno di prenderne uno. Ne vedo già abbastanza di cose e ride. Mi tengo al corrente di ciò che avviene nel mondo attraverso il giornale locale, la radio, i miei molti visitatori e i miei vicini di casa. C'è un peccato che Gesù non perdona? Risposta: sì, ce n'è uno, quello di bestemmiare contro lo Spirito Santo. Questo peccato non è perdonato. Ma esso consiste anche nel dire no a Dio, nel dire no alla sua luce, al suo amore, alla sua misericordia ed al suo perdono per tutta la vita, fino all'ultimo momento. Grazie all'infinita misericordia di Dio possiamo sempre cancellare questo peccato, purché naturalmente lo vogliamo. Ma bisogna volerlo. Il Signore non va contro la nostra volontà. Le anime mi hanno detto che tutti gli uomini hanno la stessa possibilità, in punto di morte, di dire sì. Questa è la cosiddetta grazia mortis. È una grazia speciale che Dio dà a tutti gli uomini che sono in punto di morte. Ecco, per cercare anche nell'ultimo istante, così come ha fatto con il buon ladrone, di acciuffare quell'anima e di portarla in paradiso. Però ci sono alcuni che purtroppo rimangono induriti nel loro peccato e rifiutano la divina misericordia, la proposta che Gesù fa nell'ultimo istante, e quelle sono le anime che purtroppo si perdono. Le anime mi hanno detto che tutti gli uomini dunque hanno la stessa possibilità in punto di morte di dire sì, che essi muoiano dopo lunga malattia o per una pallottola in testa. Quindi anche in una morte molto veloce, Dio trova un istante per fare la sua proposta di salvezza. A tutti sono concessi un paio di minuti per dire quel sì al Signore. Solo se restano ostinatamente legati a quel no, fino alla fine si danneranno e soffriranno nell'inferno per l'eternità. Come il Signore non ci costringerà a cambiare il nostro no, così Satana non potrà mai cambiare il nostro sì. Ecco, questo a me è consolante, nel senso che se Dio non può costringerci a dire di sì, neanche Satana ci può costringere a dire di no. Dunque la grazia di Dio ci dà sempre questa possibilità di poter scegliere tra il sì a Lui o il no a Lui. E la grazia cosiddetta sufficiente, cioè ci sostiene fino a che la nostra libera volontà possa rispondere un sì o un no a Dio. Chiaramente la grazia di Dio ci orienta verso il sì. Se noi opponiamo resistenza e diciamo no, è la nostra volontà che decide liberamente di rinunciare alla beatitudine eterna. Quindi in qualche modo è l'uomo che si autocondanna da sé. Non è tanto Dio che lo condanna, Dio in qualche modo ratifica, cioè certifica quel no che l'uomo ha detto. Quindi è l'uomo stesso che sceglie di andare all'inferno e poi Dio lo manda all'inferno perché l'uomo l'ha scelto. Ma non è Dio che lo manda principalmente all'inferno, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla vita eterna. Dunque, solo se restano ostinatamente legati a quel no, fino alla fine si danneranno e soffriranno nell'inferno per l'eternità. Come il Signore non ci costringerà a cambiare il nostro no, così Satana non potrà mai cambiare il nostro sì. Questa è un'altra ragione per cui non dobbiamo mai giudicare o trarre conclusioni sul destino ultimo di chi muore. Non potremo mai conoscere ciò che avviene fra Dio e quell'anima in quei momenti, anche se abbiamo notato uno stato d'animo relativamente in pace o meno al momento del trapasso. Quindi vi racconto un episodio che mi è rimasto impresso nella mia attività di sacerdote e che veramente lo ricordo sempre come un momento molto triste. Mi sono recato da un ammalato che si trovava in rianimazione e che quando stava abbastanza bene veniva a messa anche tutte le sere.
manifestava di credere, però poi alla fine, quando mi sono recato da lui e gli ho mostrato il crocifisso, era intubato, no? Rianimazione, ho pregato per lui e quando ho concluso la preghiera gli ho mostrato il crocifisso da baciare e lui ha girato la testa, non ha voluto baciare Gesù crocifisso. È stato un momento drammatico per me, perché dico, non posso fare più nulla per quest'uomo, perché era nell'ultimo istante, poco dopo, diciamo, non so se delle ore o qualche giorno, poi è morto. Però ha deciso di non baciare il crocifisso. Speriamo che appunto il Signore nell'ultimo istante, nella cosiddetta grazia mortis, sia riuscito ad afferrare quell'anima in un momento di sì, in cui quest'anima abbia potuto dire sì a Lui. A questo proposito mi viene in mente un episodio che denota quanto sia necessaria questa prudenza, cioè di non giudicare. Ecco, io ho visto quel gesto esteriore fatto da quella persona, però non so se si è salvata o non si è salvata, tant'è che poi ho celebrato diverse messe per quella persona, non mi sono rifiutato di celebrare le messe, ci mancherebbe altro, anzi, ho pregato per questa persona sperando che si sia salvata. Un ragazzo ebbe a subire gravi violenze sessuali da parte di un sacerdote. Questa è una cosa veramente gravissima, una cosa che ci fa soffrire tanto. Come un ministro di Dio possa arrivare ad una cosa del genere? Eppure purtroppo di questi casi ce ne stanno abbastanza. Questa ferita spaventosa lo portò a fuggire tutti i preti e ad uscire dalla chiesa. Ultimamente Papa Benedetto, in un suo scritto di 18 pagine, ha raccontato un episodio gravissimo di un sacerdote che ha abusato di una ragazza. Chiaro che questo tipo di abusi sono diffusi un po' in tutta la società, anche dentro le famiglie e in tutti gli ambiti della società, sia dall'operaio al professionista all'impiegato, qualunque ambito. Purtroppo l'uomo è peccatore e può cadere in questo, ma quando succede a un sacerdote è un qualcosa di molto molto più grave, perché si tratta di una persona che ha una grazia di Stato, che ha una formazione morale e spirituale molto più profonda degli altri e quindi, diciamo, la sua responsabilità davanti a Dio è molto accresciuta rispetto agli altri. Molte persone cercarono di aiutarlo mentre cresceva, ma invano. Non voleva più saperne della Chiesa e di tutto ciò che la riguardava e coglieva ogni occasione per attaccarla. Poi si ammalò gravemente e morì, maledicendo la Chiesa sino alla fine. Una persona buona e di molta preghiera volle presentare tutta la storia a Teresa Neumann, che era anche in grado di conoscere il destino delle anime, questa grande mistica tedesca. Quando ella lo scoprì, disse che il ragazzo era salvo, ma ancora in purgatorio. Questo fatto sorprese chi aveva chiesto quell'indagine e in modo particolare perché egli era morto imprecando contro la Chiesa fino all'ultimo istante, ma fu data questa spiegazione: sebbene Satana avesse interrotto il suo cammino verso la verità nel momento in cui ancora ragazzino era molto sensibile ed impressionabile, egli aveva sempre continuato in silenzio a cercare il suo vero Dio. E poiché aveva coltivato nel suo cuore questa esigenza, la misericordia di Dio l'aveva tratto a sé. Ancora una volta, questa è una prova grandissima della misericordia divina ed un ammonimento a non trarre mai le nostre conclusioni, anche se ci è parso o abbiamo visto noi stessi che i fatti sembravano puntare nell'altra direzione. Dunque non dobbiamo mai giudicare nessuno, neanche fino all'ultimo istante della morte, perché Dio può salvare chiunque. A me è capitato di vedere, per esempio, una persona che quando sono andato a portare gli ultimi sacramenti bestemmiava. Però mi sono reso conto che quella persona bestemmiava quasi senza la sua coscienza. Anzi, mi sembrava di vedere in quella persona una vera e propria azione diabolica. Poiché questa persona ormai era in uno stato, diciamo, di incapacità a reagire alla tentazione, bestemmiava in quel momento di dolore senza rendersene neanche conto.
Quindi speriamo che anche quest'anima si sia salvata. Sono quasi 50 minuti di diretta, facciamo ancora un altro po', non credo che riuscirò a finire tutto il capitolo perché è ancora abbastanza lungo, come vedete, andiamo ancora avanti. Mi sembra un capitolo molto interessante, anzi vorrei dedicare questi 10 minuti, come facevo prima, alle vostre domande, così commentiamo un po' alcune vostre domande. Ecco, allora cercate di scrivere qualcosa di interessante. Giovanna Chiapparino dice: Don Pietro, io è più di un anno che non vedo più la TV. Carissima Giovanna, io saranno, penso, una ventina d'anni che non guardo, se non raramente, rarissimamente la TV. Infatti qui nel centro la TV non ce l'abbiamo, ho disdetto anche l'abbonamento alla RAI e guardo soltanto sul cellulare alcune notizie che mi interessano. In effetti non avrei neanche il tempo di guardare la televisione, però diciamo che purtroppo, o meglio, per fortuna, posso lavorare molto col cellulare per raggiungere tante anime, quindi faccio soltanto quello che è necessario per la pastorale, quindi utilizzo i mass media, così come indica anche la Chiesa, per raggiungere le anime, come in questo momento di catechesi. La televisione veramente è una rovina. Attraverso, diciamo, la televisione passano anche molte cose negative, anche attraverso i cartoni animati. Ecco, c'è Chris e Laura Caruso: io neppure la guardo più il televisore, se non Rai, Yo-Yo Cartoni per i figli. Attenzione carissima Chris e Laura, perché anche nei cartoni si annidano dei pericoli. Molti di questi cartoni vengono dal Giappone e sono spesso frammisti all'esoterismo e alcune volte a vere e proprie realtà diaboliche, a messaggi satanici. Ecco, Maria Lombardo dice: io da quando conosco Don Pietro non vedo più la televisione, mi sento meglio. Bene, mi fa piacere, carissima Maria Lombardo, ho sostituito la televisione. Bene. Maria Bracaglia dice: nella mia città di Frosinone il 22 giugno 2019 è previsto l'evento del Gay Pride, signore assistici. Proprio così, carissima Maria, questi Gay Pride erano molto condannati da San Giovanni Paolo II, sono delle vere e proprie oscenità che oggi si fanno passare per progresso, per accoglienza del diverso, e in realtà veramente passano attraverso questi Gay Pride dei messaggi molto negativi che stanno distruggendo i nostri giovani. Anche Carmela Costanzo dice: anch'io da quando ho conosciuto Don Pietro non guardo più la TV la sera, prima la tenevo accesa fino a tarda notte. Ringraziamo Gesù e Maria. Bene, mi fa piacere che ho sostituito la televisione. Questa è una cosa che mi fa piacere, perché io spesso, i miei fedeli della mia comunità lo sanno, dico di spegnere la televisione, proprio possibilmente di toglierla completamente. Onofrio del Core dice: ora i programmi attuali sono manipolati da Satana. Bisogna dire che veramente in moltissimi programmi passano dei messaggi che non sono assolutamente cristiani, ma diciamo, se non direttamente satanici, messaggi appartenenti al paganesimo. E dunque tutta questa pornografia, questa sensualità, questa violenza non appartengono al cristianesimo, appartengono al paganesimo. E nel paganesimo c'è sempre qualcosa di diabolico. Nina Bagenda dice: rinuncio a Satana e a tutte le sue seduzioni, tentazioni. Quindi sì, ogni giorno dobbiamo fare questo atto di rinuncia a Satana e dobbiamo consacrarci ai Sacratissimo Cuore di Gesù e di Maria. Tessa Gennaro dice: Immacolata dello Spirito Santo, per il potere che l'Eterno Padre ti ha dato sugli angeli e sugli arcangeli, mandaci una schiera di angeli con a capo San Michele a liberarci dal maligno. Amen.
preghiamo tutti i giorni. Ecco, grazie carissimo Gennaro, dobbiamo invocare continuamente la Madonna, l'Immacolata, a schiacciare la testa di Satana e anche a mandarci legioni di angeli, di arcangeli, sotto la guida di San Michele Arcangelo, a distruggere tutte le schiere diaboliche. Gaetano Barca dice: dire di no significa portarti un dolore per tutta la vita terrena. Ecco, noi dobbiamo invece abituarci, carissimo, a dire di sì. Dobbiamo cominciare dai piccoli sì quotidiani ai grandi sì, perché Dio ci può chiedere anche dei grandi sì quando arriva un lutto in famiglia, quando arriva una malattia grave, quando arriva un tracollo economico. Dobbiamo dire a Gesù: sì, Signore, accetto anche questa croce, l'importante è che tu sia con me, che tu faccia da mio cireneo e mi aiuti a portare questa croce. Con te ci posso riuscire. Con Gesù e con Maria noi possiamo portare qualunque croce, e quella croce si trasforma in grazia, in una grazia che poi ci acquista dei meriti grandi di fronte a Dio. Quindi sappiamo far tesoro anche delle croci, piccole o grandi che siano, che ci capitano nella nostra vita quotidiana. Lorena Mosca dice: speriamo Don Pietro, anche mio papà sotto morfina non voleva fare la comunione ed io non seppi poi come andò, perché per 5 giorni rimase praticamente in coma. Speriamo che nell'ultimo istante, appunto, il Signore abbia potuto afferrare l'anima di tuo papà. Carmine Cristiano dice: Don Pietro continua incessantemente con queste catechesi, Satana domina proprio perché non se ne parla, continua nella sua opera di verità. Ecco carissimo Carmine, sicuramente continuerò, non sempre su questi temi, però continuerò a fare, proprio perché i sacerdoti che ne parlano oggi sono pochissimi e molti appunto hanno paura, hanno timore di varie cose, oppure non sono proprio preparati, perché purtroppo nei seminari questo tipo di formazione non c'è. Allora, se il Signore mi ha dato di poter curare, di avere la passione di questo ambito e di saper affrontare queste tematiche e anche di fare questo tipo di preghiere, sicuramente che lo farò, perché è un talento che Dio mi ha dato, che non posso trascurare, ne dovrei rispondere davanti a Lui nel giorno del giudizio. Quindi cercherò di mettere in pratica, appunto, sia di illuminare, perché molte persone non capiscono la gravità della presenza del maligno nella propria vita, sia anche di aiutare come posso, e con le vostre preghiere, con le mie povere preghiere. Quindi se tutti insieme pregheremo, sicuramente possiamo ottenere grandi risultati. Grazie Antonelli dice: Don Pietro, anche di sperare di salvarsi è grave, vero? Bisogna sempre confidare nella Divina Misericordia, è così? Sì, carissima Grazia, è proprio così. L'amore di Dio è un oceano senza confini. Non possiamo neanche comprendere che cosa sia la Divina Misericordia. Così come dice Gesù a Santa Faustina Kowalska, neanche gli angeli e i santi, impegnandovisi per tutta l'eternità, riusciranno mai a sviscerare fino in fondo la mia Divina Misericordia. Quindi la misericordia di Dio è un abisso senza limite, perché si identifica con Dio stesso. Non c'è peccato che la Divina Misericordia non possa purificare, non possa cancellare, perché è Dio che cancella il peccato ed è l'uomo che compie il peccato. Dunque abbiamo una incommensurabile distanza tra Dio e l'uomo che la colma la Divina Misericordia, che è proprio infinita e viene da un Dio che ci ama fin dall'eternità. Ecco, allora non dobbiamo mai disperare della salvezza, neanche se ci trovassimo nell'abisso dell'inferno. Tant'è che Gesù, Divina Misericordia, dice: se anche i vostri scarlatti, i vostri peccati fossero di colore scarlatto, la mia Divina Misericordia li può purificare. Basta che noi diciamo sì a Dio e diciamo: Gesù, confido in te, e in quello stesso istante la misericordia di Dio ci abbraccia e ci conduce verso l'eternità. Quindi mai disperare, né per noi stessi né per nessuno. Dobbiamo sempre confidare che Dio può salvare tutte le anime. Certamente dobbiamo però fare anche una guerra, una lotta al peccato, perché non possiamo pensare di salvarci senza impegnandoci un po' in questo cammino.
ci vuole anche la nostra buona volontà, così come dice il Gloria, no? Pace in terra agli uomini di buona volontà, cioè Dio vuole trovare nel nostro cuore quella disposizione che è, diciamo, la buona volontà a liberarci dal peccato. Allora in quel momento, ecco, questa disposizione ci consente di essere salvati dalla divina misericordia. Se al contrario l'uomo si indurisse appunto nel non voler lasciare il peccato, quello sarebbe veramente un peccato contro lo Spirito Santo, perché sarebbe una presunzione di potersi salvare senza meriti. Noi dobbiamo impegnarci, perché il nostro impegno è necessario anche per la nostra salvezza. Non è, diciamo, come posso dire, questo la causa della salvezza, perché la causa della salvezza è la divina misericordia e la fede, la fiducia nella divina misericordia. Però ci vuole anche che il cuore dell'uomo, con la predisposizione a lasciare il peccato, si orienti verso Dio. Domenico Racco dice: Don Pietro, dove si trova la sua parrocchia? Io mi trovo nella provincia di Vibo Valentia, diocesi di Mileto Nicotera Tropea, in Calabria. Bene, anche Lucia Colucci dice: anch'io preferisco ascoltare Don Pietro anziché guardare la televisione. Bene, mi fa piacere. Sto mandando a fallimento la Rai. Allora dovrei mettere il canone, eh? Attenti, non mi dite più questo, perché sennò vi metto il canone. Scherzo, una battuta. Bene, mi sa che abbiamo raggiunto la nostra ora, sì. Un'ora e 35 secondi. Bene, siamo ancora a 300, più di 300. Mi fa piacere che questi argomenti vi interessino e vi tengano legati per più di un'ora a queste catechesi, no, che trattano soltanto delle realtà della fede e dello spirito. C'è ancora qualcuno che ha fame e sete della verità, che ha fame e sete della grazia di Dio, che ha fame e sete della sua parola. Adesso facciamo un momento di preghiera e poi vi do la santa benedizione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Facciamo anche la preghiera della sera. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, o riposami in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio. Iddio lo domini, supplichevoli te lo chiediamo, e tu col divin potere incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, vi libera ogni male e da ogni pericolo,
vi dia pace, serenità, salute, prosperità, comunione e fedeltà coniugale e fecondità di vita. Vi faccia crescere nella fede, nella speranza, nella carità e in ogni virtù. Vi faccia giungere la gioia eterna del paradiso, insieme con tutti i vostri cari. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Estendo la benedizione anche a coloro che l'ascolteranno in seguito.